Una sfida è una gara, una competizione con altri o con se stessi. Oggi ho deciso di sfidarmi provando a fare 50.000 passi. Ce la farò? Buongiorno, sono le 5 e mezza e oggi proverò a fare la 50.000 passi challenge. Sono le 6.40, 82 passi, dobbiamo arrivare a 50.000. Sono ufficialmente partito per questa sfida, 50.000 passi in un giorno e vedremo se riuscirò a portarla a termine o meno. Ora metto qualche bella musica potente per caricarmi un po'. Devo fare già il primo pit stop. Tre cose veloci. La prima è che 50.000 passi, secondo le mie stime, sono tra i 30 e i 40 km. La seconda è che non mi sono assolutamente preparato per questa challenge, perché mi alleno, però lo faccio con i pesi. E la terza cosa, devo fare già il secondo pit stop perché mi scappa. E ragazzi, la mattina è sempre così. Comunque quelli sono i Colli Euganei e siamo in provincia di Padova. Non sono ancora arrivato a 10.000 passi, adesso mi sento molto bene, le gambe sono a posto. Questa è la mia faccia ora, vedremo dopo alla fine se ci arriverò e come sarà la faccia più che altro. Qui siamo a Este, una bella cittadina ai piedi dei Colli Euganei. Sto iniziando un po' a disidratarmi e questo non va bene, quindi adesso mi fermo un attimo, bevo e mangio qualcosa. In queste sfide dove si fanno parecchi chilometri è necessario idratarsi bene, mangiare qualcosa e anche riposarsi per cercare di arrivare alla fine. Un po' di potassio, barrettina proteica. Beh, devo dire che questa barrettina proteica della Enervit è veramente buona. Quindi Enervit, se vuoi sponsorizzarmi, io ci sono. Ripartiamo, però prima devo fare il terzo pit stop. Ho raggiunto i 10.000 passi e siamo ufficialmente a un quinto della sfida. Si riparte, let's go! Guardate che chiesa, abbastanza particolare. Aftermath of preparation, good food, good mood, blood in circulation, one step at a time. E comunque camminare in campagna così sui colli è sempre tanta roba, veramente. Dà una sensazione di tranquillità assoluta. Sto facendo questa sfida perché ho sempre amato fare sport, dal calcio al tennis alla corsa ai pesi, e fin da piccolo mi è sempre piaciuto mettermi in gioco. Quindi voglio condividere con voi questa challenge e vedere come andrà a finire. E ora torniamo al video. Ma soprattutto sono stracurioso di capire come si comporterà il mio fisico con una situazione di stress diversa dal solito e quindi vedere un attimo come reagisce. Un pronostico mio è che dopo i 25.000 passi comincerò a fare abbastanza fatica. Per adesso tutto bene ancora, però dopo vedremo. Rocca di Monselice, ex cementificio e Monte Ricco. Ah, scusi, cosa è successo laggiù? Cosa è successo laggiù? Come avete visto, sono entrato nel comune di Arquà Petrarca e adesso sto andando verso il borgo. Sono arrivato a 20.000 passi e secondo i miei calcoli, arrivando al borgo di Arquà,
arriverò a 25.000. Questa zona è famosa, come vedete, per la produzione di olio Evo di altissima qualità. Adesso comincio io a essere un po' senza benza, comincio a sentire la prima fatica e adesso cercherò una panchina dove sedermi, riposare un po', bere, tra un po' anche pranzerò. Ciao. Sì, sì. No, non ci sono problemi. Sono quasi 25.000 passi, sono giusto a metà. Va bene, a dopo. Sì, sì. Ciao, ciao, ciao. Piedi abbastanza ok. Nel pollice forse sta formando una vescica. Invece le gambe, quadricipiti un po' duri, però è normale. Si va avanti, dai. Ho trovato la panchina dove fermarmi. Buonissima l'acqua. Devo cambiare posto per mangiare qualcosa perché non c'è più ombra. C'è sole ora. Ora è arrivato il momento di pranzare e ricaricare le energie. È l'una e fino adesso ho fatto 23.603 passi e 17,7 km. Quindi devo ancora arrivare a 25.000 per poi tornare indietro. E ripartiamo. Non serve neanche che ve lo dica che devo fare il pit stop numero. Ok, ho superato da poco i 25.000 passi ed ora entriamo ufficialmente nella seconda metà della sfida e sarà quella più tosta. Sto facendo la stessa strada all'andata. Scopriremo più avanti se mi basterà per arrivare ai 50.000 o se probabilmente dovrò allungare un po' per arrivare all'obiettivo. Caldo ce n'è un po', però non è insopportabile, quindi è fattibile. Proseguiamo. Ora è il momento di riposarsi un attimo, bere qualcosa, mangiare una mela e siamo arrivati a 32.983 passi. Veloce aggiornamento fisico, le gambe sembrano due pezzi di cemento armato e cominciano un po' a pesare abbastanza, mentre sotto la pianta del piede sicuramente saranno venute fuori delle vesciche, però si va avanti lo stesso, dai! Ora voglio arrivare a est e non fermarmi più, saranno 2 km circa, dopodiché farò l'ultimo pit stop credo e poi dritto verso casa. Ok, ora ho cambiato un attimo strada per arrivare a est, una strada che va in campagna e poi va sulla periferia per poi rientrare verso il centro. Sono arrivato a quasi 37.000 passi, adesso sto facendo un po' di fatica, infatti sotto i piedi ho i piedi che esplodono, scottano, e tra poco mi fermerò a bere, a riposarmi un secondo, però sto andando avanti per inerzia. Il difficile è quando ti fermi poi ricominci a camminare, che ti indurisci tutto quanto e lì lo senti veramente, senti la stanchezza. Ora mi fermo un attimo qui e riposo un secondo. Mi pappo questa bananina. Ora mi servirà un po' di energia per l'ultimo pezzo e... No, aspettate, questo non è ciò che pensate. Mi servirà per qua sotto perché brucia anche lì. Ma... Questa. Le ultime energie per il finale. Red Bull e banana hanno fatto effetto, infatti mi sento decisamente meglio rispetto a prima. Ho superato i 40.000 passi, quindi ho completato 4 quinti della sfida. Adesso mancano solamente gli ultimi 10.000 e andiamocene a prendere. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta. Siamo arrivati all'ultimo rettilineo. I got facts, over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. Ho i piedi completamente distrutti. Ho sbagliato di poco i miei calcoli, sono arrivato a 48.000 passi e sono già quasi arrivato a casa. Quindi devo proseguire un altro po' e poi tornare indietro per arrivare ai 50. Mila passi challenge completata. Sfida battuta, ce l'ho fatta. Sono davvero felice. È stata dura, abbastanza dura, soprattutto per i piedi, non tanto per le gambe, ma sicuramente avrò delle vesciche belle grosse. Ah, ve l'ho promesso. Ve l'ho promesso. Il viso di questa mattina e il viso di adesso. E se questo video vi è piaciuto, se vi va lasciatemi un bel mi piace, iscrivetevi al canale e commentatemi sui commenti se volete vedere altre sfide e avventure del genere, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ed eccovi le vesciche.